Algoritmo qui su Vox Populi, Rid 96.8, tantissime novità, che bellissima giornata, risate, divertimento, ma anche la voce del cittadino, la voce dei commercianti. E per me è un grande onore in questa rubrica, in questo programma Voce del Popolo, avere uno dei più grandi giornalisti d'inchiesta italiani, Filippo Roma. Ciao Filippo! Ciao Cesare, buongiorno a te e ai tuoi ascoltatori. Come stai? Sei troppo buono a dire il più grande. No, poi il fatto, sai cos'è Filippo? Ogni volta che ci vediamo, io lo penso davvero. Quindi ogni volta che poi faccio queste esternazioni, tu fai sempre il che io, come se io ti pagassi, no? Fai sempre il gesto, l'ho pagato. Ma è così, Filippo? Ti ringrazio. Allora, Filippo, ci vuoi raccontare un po' come hai vissuto tu questo lockdown? L'ho vissuto, ahimè, come tutti, chiudendomi in casa e improvvisamente fermando tutta la mia attività. Tu considera che io non sto mai a casa, no, per 7 mesi l'anno, perché da settembre a maggio giro i servizi per le Iene. All'improvviso mi sono trovato 1 mese e mezzo consecutivo dentro casa, quindi è stata un'esperienza nuova, per certi aspetti anche interessante, perché per la prima volta, insomma, ho scoperto dei ritmi che non conoscevo e quindi ho colto anche l'occasione per riposarmi un po'. E quindi all'inizio ho accolto, non dico con favore, ma la cosa neanche mi dispiaceva più di tanto, però poi chiaramente c'era anche l'angoscia per quello che stava succedendo, per tutti i morti che ogni giorno, diciamo, venivano fuori, e la paura anche per me e per la mia famiglia, perché sto Covid sembrava un'epidemia che non potesse mai fermarsi, insomma. Quindi è stato un misto come sentimento, da una parte relax e riposo, dall'altra però anche angoscia, dispiacere e paura. Filippo, com'è stato il rientro poi? Riniziare a lavorare? È stato strano, perché noi comunque siamo stati chiusi per ragioni sanitarie, perché uno dei nostri si è preso il Covid. Sì. Però abbiamo ricominciato dopo un mesetto in pieno lockdown ed è stato stranissimo. Insomma, io mi ricordo che andavo a fare servizi in una Roma, poi mi occupo più di politica e quindi sto spesso in una Roma deserta, lunare, sembrava veramente un film di fantascienza, e anche quando andavo a Milano a fare la conduzione attraversavo l'autostrada, no? Deserta, la cosa impressionante era vedere la città e le città totalmente fantasma, cioè con i negozi chiusi, senza nessuno in strada, e quindi tu andavi a fare l'intervista, andavi a girare i tuoi servizi, ma in un mondo del tutto irreale. Allora Filippo, tu, come hai ben detto e come tutti quanti sanno, ti occupi prevalentemente di politica. Io voglio farti una domanda in maniera così, mi viene in maniera spontanea. Sentiamo spesso slogan, andrà tutto bene, ce la faremo, ma tu che comunque vivi in maniera quotidiana il contatto con questa politica, secondo te davvero andrà tutto bene, ce la faremo? Come vedi il futuro dinanzi a te? Allora, diciamo che sto slogan a me non mi è mai piaciuto, per la verità. Siamo in due. Perché innanzitutto è andata male, sì. E quindi questa è l'unica certezza che ci abbiamo. Poi se andrà tutto bene dipenderà dalla percezione che abbiamo ognuno di noi. Io sono di natura un ottimista e quindi penso che alla fine dei giochi andrà bene, nel senso che fatalmente il paese e l'economia dovranno riprendersi, no? Per forza di cose. Però la certezza è che adesso sta andando male, insomma, se pensiamo che le previsioni dicono che alla fine dell'anno noi perderemo il 9% del prodotto interno lordo, significa che tutti noi guadagneremo in media il 10% in meno, minimo, dell'anno scorso, e quindi ci dobbiamo preparare a un impoverimento generale del paese, e questa non è andrà tutto bene, andrà tutto male, porca miseria, non è colpa di nessuno, perché chi cacchio lo prevedeva sto virus tremendo. Però questa retorica non mi piace, non mi è mai piaciuta. No, magari bisognava inserire il punto interrogativo. Andrà tutto bene? Punto interrogativo. Allora, comunque, tu pensa, scusate, per farti capire quello che secondo me è il problema di questo paese. Proprio ieri sera ho conosciuto un cameriere, no, di un ristorante, che sono 4 mesi che aspetta la cassa integrazione. Sì. Ma il paradosso, sono in tanti che ancora aspettano la cassa integrazione, ma la cosa assurda è che questa attività, che è un ristorante, ha fatto una domanda unica per la cassa integrazione, che quindi comprendeva tutti i dipendenti, tutti i camerieri di questo ristorante. Il paradosso tutto italiano della nostra burocrazia faceva sì che tutti i camerieri avessero ricevuto la cassa integrazione, tranne il suo poraccio, e non si capisce perché.
e questo sono mesi che chiama l'INPS e non neanche danno una risposta. Quindi finché ci saranno queste sacche di inefficienza, di burocrazia, non può andare bene. Non può andare bene per niente. No, io amo molto la vostra trasmissione e mi rifaccio tantissimo anche la vostra trasmissione. Io ho iniziato a fare radio sia con il piacere di intervistare tante persone, di fare tante esperienze, ma soprattutto di dar voce al cittadino, alla persona comune, perché magari la persona potente o la persona che ha tante amicizie sa districarsi nei problemi della vita, ma il povero cittadino che è solo deve avere un punto di riferimento, deve avere qualcuno, e le Iene in questi anni ha aiutato tantissime persone, quindi io davvero ti ringrazio e spero nel mio piccolo a livello radiofonico di poter essere anch'io un punto di riferimento per le tante persone che ci ascoltano. Guarda, sicuramente lo sarai, perché basta volerlo fare. Noi che abbiamo fatto? Abbiamo preso armi e bagagli e abbiamo deciso di dare voce al popolo. È proprio il senso del nostro programma. Noi che siamo fondamentalmente un gruppo di persone normalissime che per conto della collettività vanno a fare le domande scomode, le domande che tutti vorrebbero fare ai potenti, no? Hai detto una cosa molto bella, cioè il problema è poter fare al potente la domanda che nessuno osa fare o può fare. Ecco, programmi come il nostro o la trasmissione come la tua, in questo senso svolgono, no, una funzione sociale molto molto importante. Filippo, un personaggio tra i tanti che comunque tu hai intervistato, se me ne dici uno che comunque con cui è nata anche un'amicizia, è nato anche un affetto oppure una simpatia che quando lo vedi comunque ti trasmette felicità, è uno proprio che non puoi vedere, questo me lo devi dire però. Allora, con nessuno è nato l'amicizia. Chissà come mai. Quando arrivano le Iene, parliamoci chiaro, arrivano i rompicoglioni, cioè qualsiasi politico si vede di fronte alle Iene e dice porca miseria, e mo che è successo? Non è notizia positiva, sicuramente no, quando ti vedono arrivare non c'è nulla di buono. E come quando arriva il settore delle tasse, sì. Porca miseria. E quindi non nasce mai un rapporto, anche perché non deve nascere un rapporto. Nel momento che la Iena è come un arbitro, no? Che non deve essere amico dei calciatori, cioè la Iena deve essere imparziale ed equidistante. Quindi se io divento amico di un politico che magari mi può stare pure simpatico, questo va a influenzare il mio lavoro, perché poi magari la prossima volta devo fare un servizio, magari non ci vado, perché nel frattempo siamo diventati amici. D'altra parte però non c'è neanche nessuno che io vedo e l'odio mi sta sulle palle, perché comunque c'è sempre quel atteggiamento distaccato, perché non c'è mai, per quanto riguarda nulla di personale. Che ne so, ti faccio un esempio, anche il famoso Barbareschi, che non so se ti ricordi. Mi ricordo. Quell'attore che quando faceva il deputato mi riempì di calcioni e schiaffi, semplicemente perché io gli chiedevo: Barbare, ma se lei ha da fare i suoi film, si dimette da parlamentare, perché lui per girare i suoi film non andava in Parlamento, però lo stipendio lo percepiva. Certo. Insomma, ma riempito di schiaffi, calci, eccetera. Ecco, ciò nonostante, non è che se lo vedo per strada lo guardo in cagnesco o mi sta antipatico, non c'è niente di personale, fa parte del lavoro e amen. Quindi, per rispondere alla tua domanda, né in un senso né in un altro, né c'è uno con cui sono amico né c'è uno con cui sono nemico, insomma. Bene Filippo, io ti ringrazio per questa intervista, ti ringrazio per avermi dato un tuo contributo, io ci tenevo davvero tanto, lo sai, ci siamo sentiti, ti ho anche disturbato in questi giorni, ma no, come potevo iniziare, Filippo, come potevo iniziare Vox Populi senza la tua voce? Grazie. Grazie Filippo, ti auguro una buona giornata, a presto. Ciao.